Bentornati, carissimi, qui nello studio del Dottor Sadrei. Il video di oggi è un video un po' particolare, poiché farà da introduzione alla live che ci sarà domenica sera sul canale di Historical Eye riguardo alla schiavitù e al suo impatto sulla società. In particolare, oggi daremo uno sguardo a come i filosofi antichi si rapportarono a questa particolare dinamica che è la schiavitù, che ai nostri occhi appare così aberrante. In realtà, il tema della schiavitù fu trattato molto raramente da un punto di vista filosofico. Questo perché era un costume talmente radicato nell'economia e nella società dell'epoca che addirittura l'essere schiavo veniva indicato come una condizione naturale. Questa è appunto la posizione che prenderà Aristotele. Se Platone dà per scontata una classe di schiavi all'interno della sua Repubblica, Aristotele sviluppa il proprio discorso attorno alla schiavitù a partire dalla definizione di schiavo, ovvero di un uomo la cui libertà appartiene ad altri. Un uomo senza libertà sarà privo della capacità di deliberare e di autodeterminarsi. Mancando di queste capacità, dunque, lo schiavo sarà inferiore all'uomo libero per ciò che lo contraddistingue, e dunque per natura. Se vi fanno storcere il naso le posizioni di Aristotele sulla schiavitù, forse è meglio se non leggete quelle sulle donne. Contrariamente ad Aristotele, i sofisti ritenevano che la schiavitù non fosse una condizione naturale, bensì una imposizione della legge. L'esistenza stessa della schiavitù e la sua accettazione sociale era dunque da considerarsi come il frutto di una convenzione tra gli uomini. In continuità con questa posizione fu quella adottata dagli stoici, che consideravano che al momento della nascita ogni uomo fosse cosmopolita e che il sottomettersi all'una o all'altra legge fosse solamente una questione di convenzione e di situazione particolare. Ed è proprio in questo senso che gli stoici arrivano a dire che lo schiavo che vive seguendo l'etica, dunque rifuggendo le passioni, debba essere considerato come più libero rispetto al suo padrone che invece a quelle stesse passioni era asservito. In particolare, tra gli stoici, spicca la figura di Seneca, che nella sua celebre Epistola 47 mostra tutto il suo sdegno e il suo disprezzo verso il modo che avevano i padroni di trattare i propri schiavi al tempo dei Romani. Il filosofo faceva addirittura notare come lo schiavo dovesse essere considerato un compagno di schiavitù, se si pensa che il nous universale, che Seneca chiamerà la sorte, è tanto padrone dell'uomo libero quanto dello schiavo. Aristotele definisce lo schiavo come uno strumento animato. Questa, che ci sembra una frase agghiacciante, è forse la definizione più calzante, perché lo schiavismo fu superato, e nemmeno troppo tempo fa, non per la sua ingiustizia, ma per il diminuire della sua utilità con l'avanzamento tecnologico. Noi ammiriamo le grandi e meravigliose opere del passato e rimaniamo stupiti della loro imponenza, ma dobbiamo tenere anche a mente che chi le costruì non lo fece per una scelta libera.